Un progetto per attivare percorsi di giustizia riparativa per il recupero dei condannati in esecuzione di pena, per dare voce agli ultimi, una seconda possibilità a chi ha sbagliato e cerca di ritrovare una nuova collocazione all'interno della società. È quello che si propone il protocollo d'intesa firmato da due enti che può rappresentare un ottimo trampolino di lancio per l'inserimento nel mondo del lavoro di persone svantaggiate partendo dall'attività di volontariato a valenza riparativa. La firma del protocollo è stata siglata dal presidente del Centro Servizi per il Volontariato della provincia di Salerno Sodalis, Agostino Braca, e il direttore dell'Ufficio Distrettuale di Esecuzione Penale Esterna di Salerno, Rita Romano, per favorire l'azione di informazione, formazione ed inclusione sociale di imputati e condannati in esecuzione penale esterna. In particolare, il protocollo prevede di ampliare la rete delle realtà di volontariato e terzo settore della provincia attraverso la realizzazione di una banca dati delle associazioni pronti ad accogliere condannati imputati adulti in esecuzione penale in esterna, nonché azioni finalizzate alla promozione e alla sensibilizzazione della comunità locale sui temi della giustizia riparativa. Un'attività di rete tra l'Ufficio Distrettuale di Esecuzione Penale Esterna di Salerno e il Centro Servizi per il Volontariato della provincia di Salerno Sodalis, avviato da oltre due anni e che si rafforza con quest'ulteriore protocollo d'intesa e che in passato si è concretizzata in momenti di formazione congiunta e di supporto all'accoglienza presso le organizzazioni locali di imputati che hanno scontato la pena svolgendo attività di volontariato e di prossimità. Il protocollo nella sostanza si concretizzerà già nelle prossime settimane con lo sviluppo di incontri formativi per promuovere gli istituti della messa alla prova, giustizia riparativa e lavori di pubblica utilità nei confronti delle organizzazioni di volontariato e di promozione sociale che hanno già manifestato l'interesse ampliando di fatto gli enti di terzo settore disponibili ad accogliere imputati ed indagati.